Siamo davanti a un seggio nel sud-est di Mosca, tra l'altro ospitato in un celebre palazzo costruttivista, ospita un centro culturale che fino al 2002 era il centro culturale della ZIL, la storica fabbrica automobilistica moscovita. Oggi si tengono le presidenziali in Russia. Vladimir Putin verrà quasi certamente confermato per un quarto mandato. Con la vittoria già in tasca, l'unica incognita che resta è quella dell'affluenza. Il Cremlino, per legittimare la vittoria, punta alla cosiddetta formula 70-70, 70% di voti e 70% di affluenza. Ma è difficile mobilitare la popolazione al voto quando l'esito è già scontato, e così, per invitare la gente alle urne, davanti a molti seggi, come quello che vediamo, vi sono animatori, stand dove si vendono blini e frutta e giochi per intrattenere i bambini mentre i genitori votano dentro i seggi e si distribuiscono persino palloncini ai votanti. All'interno di questo seggio è stata organizzata una vera e propria fiera. Si vendono prodotti artigianali. Prodotti enogastronomici. I bambini hanno una postazione per disegnare. Qui è in vendita del miele, bigiotteria, e a chi vota viene dato un palloncino dove c'è scritto: oggi ho scelto il mio presidente.